Buonasera. Buonasera, penso che sono in diretta, sì. Ok. Come va? Come state? Avete procurato un asciugamano? Asciugamano grande? Ok. Oggi faremo una lezione di Pilates utilizzando un attrezzo che abbiamo, diciamo, trovato in casa, quindi un asciugamano, e andremo a fare delle cose molto interessanti. Allora, nel frattempo che qualcuno si collega, aspetto sempre quei 2 minuti e poi iniziamo la lezione. Per chi ci seguirà più tardi, la lezione rimarrà registrata e vi consiglio sempre di salvarla, in modo che potete ripeterla quando vi sarà più comodo. Ciao Monica, come stai? Allora, incomincio a scegliere la musica, così mi dite voi se è troppo alto o troppo bassa. L'importante è che sentite la mia voce. Quello importante. Ciao Antonella, avete procurato l'asciugamano? Oggi la lezione sarà con questo attrezzo che abbiamo trovato in casa. Allora, vi consiglio sempre di procurare il cuscino perché ci sarà sempre utile. Ok, nel frattempo posiziono un attimino la musica in modo tale che ok, dai Antonella, recupera, un asciugamano grande. Allora, se qualcuno mi può dire se la musica è troppo forte o l'importante è che non deve essere troppo alta. Anche se è un po' bassa non ha importanza. L'importante è che sentiate la mia voce. Se qualcuno mi dice che è troppo alta, io la abbasso. Oh, grazie a te Monica, sono felice. Mi fa piacere. Allora, procurate l'asciugamano. Un asciugamano grande. Faremo delle cose abbastanza interessanti, poi vedrete. Allora, mi dovete dire la musica se è troppo alta. Oh, ciao Sara, ciao. Allora, io direi di iniziare. Se qualcuno non è riuscito a recuperare l'asciugamano, fatelo. Ok? Io inizio e mi auguro. Ah, ok, perfetto, grazie Antonella. Voglio capire. Perché quando andrò laggiù, non è importante che sentite la musica, dovete sentire me. Ok, allora vi chiedo di mettere le gambe in parallelo, ok? Quindi in questa posizione cominciamo a percepire il peso del nostro corpo sotto la pianta dei piedi e mentre lo fate rilassate le ginocchia e i glutei. Dopodiché immaginate di indossare un pantalone stretto. Quindi tiro sulla lampo, chiudo il bottone e risucchio l'ombelico indietro. Andiamo a rilassare le spalle e le braccia, le scapole scivolano verso i glutei e le clavicole si aprono. Da qui andiamo ad afferrare l'asciugamano, mi raccomando, la piegate in questo modo, uno e due, ok? Quindi andiamo ad afferrare l'asciugamano alle due estremità e
e la portiamo giù. Quindi andiamo a rilassare le spalle e le scapole e cominciamo ad ispirare dal naso e ad espirare dalla bocca. Quindi inspiro ed espiro. Ora immaginate che la vostra colonna vertebrale si allunga verso il soffitto e i piedi sprofondano nel pavimento. Quindi immaginate che i vostri piedi sono delle radici di un albero, ok? Inspiro ed espiro. Vediamo un'altra. Inspiro ed espiro. Da qua do una piccola tensione all'asciugamano, quindi spingo il braccio destro verso destra, verso la parete di destra, e il braccio di sinistra verso la parete di sinistra. Una piccola tensione. Inspirando salgono sulle braccia, ma le spalle sono lontane dalle orecchie, ed espirando torno giù di nuovo con l'asciugamano. Ancora, inspiro ed espiro. Ancora due e giù, lo sguardo è dritto e le spalle sono rilassate. Ancora, inspiro, da qua mi fermo, ruoto lo sguardo verso l'asciugamano e tuffo in avanti, creo un arco con la schiena, scendo giù, piego le gambe e buttando fuori l'aria andiamo a srotolare la schiena lentamente su. Ancora, salgo su, inspiro ed espiro, mi tuffo di nuovo in avanti. Ancora, espiro, srotolo, ne diamo un'altra. Inspiro, vado su ed espiro, mi tuffo di nuovo in avanti. Srotolo la schiena, ritorno qua e posiziono l'asciugamano all'altezza dello sterno, facendo sempre una controresistenza con l'asciugamano, con le mani, quindi do una piccola tensione, vado a piegare le braccia, in questo modo, ed estendo, ok? Quindi, inspiro, piego, ed espiro, stendo. Inspiro, 5, e estendo. Inspiro 4, mi raccomando, non salite su con le spalle, cercate di rilassare, il movimento parte dalle braccia. 2, estendo le braccia e piego, resto qui, ruoto i palmi delle mani davanti a me. Salgo su, stendo le braccia verso il soffitto, inspirando ed espiro, torno di nuovo giù. Vediamo 5, inspiro ed espiro. Mantengo sempre il petto aperto, quindi le clavicole sono aperte, non salgo su con le spalle e giù, inspiro 3 e giù, inspiro 2 ed espiro, inspiro 1 e da qua scendo e vado a rilassare completamente le spalle e le braccia. Fate dei cerchietti con le spalle e cambiate verso. Ok, ritorniamo di nuovo su con le braccia. Inspirando faccio una flessione laterale verso sinistra e spingete il piede di destra a terra, quindi sentite il fianco di destra che si allunga. Ritorno al centro e abbasso le braccia. Andiamo ancora di nuovo su, inspiro. La testa è al centro delle braccia, quindi mantengo la centratura della testa, resto, spingete il piede di sinistra a terra, il fianco di sinistra si apre, respirate, ritorno al centro e rilasso. Ne andiamo a fare un'altra per lato. Salgo su con le braccia, inspiro, flessione laterale a sinistra, non casco in avanti, ho una parete dietro, appoggio la schiena, ritorno e abbasso, buttando fuori l'aria, rilasso. Andiamo ancora su, inspiro, flessione laterale verso destra, ritorno al centro e giù. Ora andiamo a fare gli esercizi di equilibrio, quindi se per caso non avete calzini antiscivolo,
toglieteli, quindi rimanete a piedi nudi, mi raccomando. Ora, da qua andiamo a mettere il piede nell'asciugamano. Ora, se per caso è eccessivamente difficoltoso per l'equilibrio, lo potete fare in questo modo, braccia in avanti, e andremo a fare le esecuzioni con la gamba, ok? Scegliete, o le braccia restano in avanti, oppure andiamo a mettere il piede nell'asciugamano. Da qua la gamba è piegata, piego le braccia, il petto è in fuori, devo guardare un punto fisso davanti a me per l'equilibrio, ok? Attivo gli addominali, espiro, stendo la gamba. Inspiro, piego, espiro, stendo, 2, inspiro, piego, vediamo altre 2, stendo, espiro, inspiro, piego, ho un punto fisso, estendo, e di nuovo ripiego. Tolgo per un istante l'asciugamano, vado a rilassare solo per un istante la gamba, e andiamo di nuovo a ripiegare, sempre a tavolino su, spostate il peso sul piede di sinistra, piego la gamba, sta su, vado a mettere l'asciugamano davanti al ginocchio, ok? Quindi una controresistenza del ginocchio con l'asciugamano. Da qua sollevo sulla gamba e giù, poco poco, salgo su, 5, 4, espiro 3, e sono 2 e 1, mi fermo, tolgo l'asciugamano e andiamo a fare una marcia sul posto, andiamo a sciogliere le gambe, ok? Da qui andiamo in ginocchio, quindi vi servirà il cuscino, mettiamo il cuscino, io lo metto sotto al ginocchio di sinistra. La gamba di destra fa un passo avanti, quindi la caviglia un centimetro un po' più avanti rispetto al ginocchio. Da qui afferriamo l'asciugamano alle due estremità e andiamo a stendere le braccia. Ora rimango ferma con il busto, le braccia vanno su, inspirando, e mi fermo. Cercate di aprire il petto. Andate indietro con le braccia, ma non indietro eccessivamente. Sentite le spalle, fin dove lo consentono. Da qua, estirando, andiamo a rilassare. Ne diamo un'altra. Inspiro. Ed espiro. Mi fermo. Ora accompagniamo le braccia spostando il busto in avanti. Ok? Quindi portiamo il bacino verso il pavimento. Inspirando salgono le braccia e mi sposto leggermente in avanti con il bacino e buttando fuori l'aria ritorno. Mi raccomando, la schiena dritta e gli addominali attivi. Ancora, inspiro, braccia indietro ed espiro. Gli ultimi, ancora, inspiro, giù, l'ultimo. Inspiro e ritorno. Ok, da qua sciolgo la posizione, io mi vado a mettere sul tappetino, se non ci siete andateci anche voi. Da qui la mia asciugamano la prendo e l'appoggio sul lato sinistro, ok? Andiamo sulle ginocchia. La gamba di destra si stende, la caviglia in linea con il ginocchio, piede a martello. Da qua apro le braccia, il petto in fuori, mi raccomando, e le spalle rilassate. Da qua mi inclino verso il tappetino, superando con la mano l'asciugamano. Mi poggio e sale la gamba. Mi do una spinta e ritorno. Movimento parte dagli addominali, quindi addominali forti, apro, mi inclino, poggio, inspiro,
sollevo la gamba e stendo il braccio anche, ok? Ritorno, butto fuori l'aria, dai, movimento dinamico, inspiro, sollevo la gamba, il braccio si allunga, espiro, vediamo altri tre, inspiro ed espiro, gli ultimi due, inspiro, espiro, torno col fianco, con gli addominali forti, in, ed espiro. Ora con il prossimo scendete giù e rimaniamo, il braccio lo poggiamo e il braccio di destra è proiettato verso il soffitto. Da qua sollevo anche la gamba, il piede a martello, il braccio che è poggiato, piego poco, inspirando ed espiro lo stendo, non casco in avanti, sto dritta, ho una parete dietro, piego in ed espiro stendo 2, inspiro ed espiro stendo 1, mi fermo, poggio la gamba, mi do una spinta e ritorno su. Andiamo a ripiegare anche l'altra gamba. Ora cosa farò? Mi seguo con il fianco sull'asciugamano. Ora cercate di portare avanti un bel po' dell'asciugamano. Solo la parte finale ci sediamo sopra, ok? E vado ad appoggiare il gomito. Stendo le gambe a 45 gradi, sollevo il fianco, addominali attivi e apro le clavicole. Da qua prendo la mia asciugamano, la afferro e ci avvolgo il bacino. La mantengo qui, ok? Quindi se la spalla nel frattempo non è comoda, mettiamo la mano sul fianco mantenendo l'asciugamano. La gamba di destra sale su, il piede a martello, inspiro e scendo giù, inspiro 9, giù, mi raccomando la mano che è poggiata a terra, il palmo aperto, e 7, 6, se non siete comodi con il bacino, la gamba che è sotto si piega, 5, sguardo dritto davanti a me, 4, inspiro 3, inspiro 2, inspiro 1, mi fermo, scende poco la gamba ma non la poggio, attenzione, da qua afferro l'asciugamano all'estremità, stendo il braccio e sollevo la gamba. Butto fuori l'aria, tiro la gamba e il bacino fa una controresistenza con l'asciugamano e scende la gamba. Cambio. Inspiro 9. In 7. 6. 5. 4. Se non ce la faccio mi fermo e poi ricomincio, ok? Spezzettate l'esercizio, 3, inspiro, 2, 1, poggio la gamba, tolgo l'asciugamano dal braccio, piego le gambe, mi do una piccola spinta e vado su. Da qui le gambe sono una sull'altra, ok? Poggiato comunque il fianco sinistro, poggio la mano di sinistra a terra, sale sul braccio e buttando fuori l'aria mi allungo, flessione laterale verso sinistra, il braccio che a terra lo piego, non incassate la spalla, ok? La spalla lontana dalle orecchie e ritorno, vediamo 3, butto fuori l'aria, apro il petto, inspiro, espiro 2, torno e inspiro.
e sono qua. Ora vi chiedo di far piegare la gamba sinistra, cade il ginocchio esternamente, la gamba di destra, il ginocchio cade all'interno, quindi ho il piede di destra piegato fuori, la posizione Z delle gambe, ok? Il piede di sinistra, la pianta del piede, guarda la gamba di destra, la coscia. La mia asciugamano già sta qui, la sposto eventualmente più avanti, devo avere le braccia stese, ruoto verso l'asciugamano, poggio la mano sinistra sull'asciugamano e la mano di destra afferro e sollevo da terra, sollevo qualche centimetro, devo allineare il polso con la spalla. Da qui il braccio che è poggiato a terra si piega, ruoto, sale il braccio e guardo verso il soffitto, apro il fianco di destra, inspiro, torno e 4 e ritorno, lo sguardo sull'asciugamano quando torno e ruoto il fianco di destra, si proietta verso il soffitto e ritorno giù, l'ultimo e apro il fianco di destra, ruoto lo sguardo e giù, rilasso, tolgo le mani dall'asciugamano. Da questa posizione andiamo sulle ginocchia e afferriamo la nostra asciugamano, ok? Sono sulle ginocchia, le ginocchia sono larghe quanto il bacino e vado di nuovo ad afferrare l'asciugamano all'estremità. Da qui, sempre una leggera tensione, mi raccomando, attivate le scapole, quindi tiro leggermente e salgo su con le braccia. Le spalle sono lontane dalle orecchie e faccio una flessione laterale verso sinistra, ritorno al centro e una flessione laterale verso destra. Mantengo gli addominali attivi e la schiena dritta. Inspiro, espiro centro. Inspiro, espiro centro. L'ultimo per lato, inspiro e sono al centro, destra e flessione laterale e ritorno al centro, rilasso le spalle e le braccia, ora punto il piede destro a terra, mi do una spinta e vado su, sono di nuovo in piedi, andiamo a rifare tutto dal lato di sinistra. Quindi ripartiamo dagli esercizi di equilibrio che sono fondamentali, molto importanti. Da qua afferro l'asciugamano, rimango con le braccia stese e salgo con la gamba, ok? La stendo. Se diciamo ho problemi eccessivi con l'equilibrio, non caschiamo, ok? Chi se la sente, piede nell'asciugamano. Ma provateci, dai, l'equilibrio è anche... è un gioco, ok? Un lato sicuramente ha più equilibrio rispetto dell'altro, noi ci lavoriamo un po' di più. Io per esempio non ho equilibrio molto a destra. Da qua stendo la gamba, espiro. Inspiro, piego. Ed espiro, stendo 4. Mi raccomando, non do tensione alle spalle. Esercita la controresistenza dell'asciugamano nel piede. È il piede, la gamba che lavora, la parte alta è rilassata. Espiro, piego l'ultimo. Ed espiro, stendo 1. E ripiego. Tolgo l'asciugamano, poggio per un istante. Sposto il peso sulla gamba di destra, sollevo la gamba di sinistra e poggio l'asciugamano. Quindi vado a mettere l'asciugamano sul ginocchio. Sale la gamba e scende, la faccio salire anche di qualche centimetro, 5, 4, espiro 3, guardo un punto fisso per l'equilibrio, 2, 1, tolgo l'asciugamano, poggio la gamba, marcia sul posto, sciolgo le gambe, non bacino fermo,
Ok, non basculate col bacino. Sciolgo le gambe. Due. E uno. Mi riprendo il mio cuscino. Ok, poggio il ginocchio destro. Vado giù. E punto la gamba di sinistra avanti. Un centimetro più avanti la caviglia. Mi metto di lato questa volta, ok? Afferro l'asciugamano. Quindi andiamo prima in avanti e sollevo le braccia inspirando. Vado indietro fin dove le mie spalle lo consentono, non sforzate. Ed espirando ritorno. Ne diamo tre semplici. Prima le braccia, inspiro, apro, clavicole aperte, ritorno, espiro, inspiro due, e giù, inspiro uno, e giù. Ok, con il prossimo accompagno anche il bacino, quindi sposto il bacino in avanti e salgono le braccia. Inspirando, la schiena è dritta, non inarcare la schiena. Ritorno, espiro. Inspiro, tre. E torno. Inspiro, due. E torno. Inspiro, uno. E torno. Tolgo il cuscino. Vado sul tappeto, porto l'asciugamano sul lato destro, in questo modo, lo metto giù, quindi devo andare a scavalcare con la mano l'asciugamano. Stendo la gamba di sinistra, il piede a martello, verificate che il piede sia allineato con il ginocchio. Mi raccomando, è fondamentale, ok? Da qua apro le braccia, rilasso le spalle, le scapole, le clavicole sono aperte. Da qua inclino, apro la mano destra, palmo della mano, poggio, sollevo la gamba, il braccio resta ancora verso il soffitto, butto fuori l'aria, torno. Con il prossimo accompagnamento con il braccio, poggio, inspiro, espiro. Inspiro, piede a martello, torno, dai, gli ultimi due, inspiro, non casco in avanti, sono dritta, addome forte, inspiro, allungo, espiro, ok, sono qui, mi inclino, sto a passo, scavalco la mano, l'asciugamano, poggio a terra, sollevo la gamba, il braccio è puntato verso il soffitto, da qua se me la sento, se no rimango ferma, piego il braccio ed espiro, stendo tre, inspiro, piego, ed espiro, stendo due, inspiro, piego, ed espiro, stendo uno, e ritorno. Sono qua, abbasso le braccia, chiudo la gamba, mi seguo con il sedere a terra, prendo l'asciugamano, la vado a posizionare all'altezza del bacino, quindi cercate di prendere più asciugamano verso l'esterno, mi seguo con il bacino sull'asciugamano e poggio la mano aperta a terra. Il gomito allineato con la spalla, ok? Spalla lontana dalle orecchie, non incassate. Mi raccomando, rilassate la spalla. Da qua stendo le gambe a 45 gradi. Afferro con l'asciugamano la mano e me la vado a prendere. La avvolgo intorno al bacino. Da qua sale la gamba, inspiro e scendo giù. Inspiro 9. 8. 7, 6, inspiro 5, 4, 3, inspiro 2, 1, attenzione, scende la gamba ma non poggia,
Il tallone spinge lontano, si allunga. Da qua sale la gamba, stendo il braccio. Torno, espiro, inspiro uno e torno. Due e inspiro tre, espiro, inspiro quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ce la posso fare, e poggio, ok, rilasso, abbandono l'asciugamano, mi do una spinta, vado su, le gambe sono accavallate una sull'altra, la mano destra è poggiata a terra, il gomito guarda dietro, non verso il fianco, mi raccomando, da qua, espirando, allungo il fianco di sinistra, e ritorno, inspiro, rimanete sempre con le clavicole aperte, ancora, espiro due, e torno, tre, e torno, e sono quattro, e ritorno. Da questa posizione andiamo a modificare solo le gambe, apro le gambe, quindi automaticamente il ginocchio di destra cade fuori e il ginocchio di sinistra, la parte interna è su, sta a pavimento. L'asciugamano resta sul lato destro, l'afferro con la mano destra e vado a prendere l'estremità dell'asciugamano con la sinistra. La sollevo da terra, ok, di qualche centimetro, dove la spalla è comoda. Lo sguardo è sull'asciugamano, da qua ruoto il fianco, lo sguardo va verso il soffitto. Non è importante di aprire chissà quanto, ok? Sentite il torace fin dove ve lo consente. Quindi se arrivate qua va bene lo stesso. Non forzate. E tre, inspiro, espiro. Quattro, prendo aria. L'ultimo, 5, inspiro ed espiro, abbandono l'asciugamano, porto le gambe in avanti, le stendo, quindi le gambe sono larghe quanto il bacino, le spalle sono allineate con i fianchi, afferro la mia asciugamano tra le mani, i piedi sono a martello, mi raccomando, i talloni spingono lontano e le dita dei piedi sono arricciate verso di me. Verso di noi, insomma. Da qua stendo le braccia, inspiro, vado su e buttando fuori l'aria mi tuffo in avanti, creo un arco nel bacino e porto l'asciugamano dietro, cioè davanti alla pianta dei piedi. Da qua, espirando, tiro leggermente l'asciugamano, inarco la schiena, inspiro, tolgo l'asciugamano, srotolo la schiena e sono qui. Butto fuori l'aria, tiro l'asciugamano e inspiro, espiro, tiro l'asciugamano, stacco, cresco, mi allungo. Spalle lontane dalle orecchie, espiro all'ultimo e inspiro, ok, da questa posizione rilasso un attimino le braccia, mi giro, mi seguo sul tappeto, da qua srotoliamo la schiena lentamente e ce ne andiamo sul tappetino, ok? Le gambe sono piegate e poggiate a terra, larghe quanto il bacino. Vado a appoggiare la testa e le scapole. Le braccia per il momento sono rilassate e afferrate l'asciugamano. Ora
tra i talloni e i glutei c'è la distanza di un piede, quindi non portate i talloni vicino ai glutei, mi raccomando. Da qua inspiro, prendo aria e respirando vado a schiacciare il bacino e inspiro, rilasso e torno al neutro. Ancora, espiro, schiaccio. Intorno, l'ultimo, schiaccio, respiro, ora inspirando torno in neutro, stacco le braccia da terra e le sollevo, quindi ho l'asciugamano parallela al soffitto, da qua buttando fuori l'aria schiaccio il bacino e vado a srotolare la schiena staccando prima i glutei, il bacino e il tratto dorsale. Mantengo la posizione, non porto il peso sulle scapole, da qua inspirando le braccia vanno indietro, se il caso le poggio rilassate, buttando fuori l'aria andiamo a srotolare la schiena ritornando giù lentamente, inspirando le braccia ritornano su, 4 tempi, butto fuori l'aria, schiaccio il bacino e vado a srotolare la schiena. Inspiro, le braccia vanno indietro ed espiro, srotolo la schiena giù. Prendo aria, in. Espiro, schiaccio, srotolo, salgo su, stacco vertebra dopo vertebra e ritorno indietro con le braccia, inspiro. Ed espirando, srotolo, torno giù. Immaginate che la colonna vertebrale sia una collana di perle. Quindi le vostre dischi intervertebrali sono delle perle, ne poggiate una alla volta e buttando fuori l'aria andiamo a srotolare questa collana staccando perla dopo perla e siamo su. Resto in questa posizione, ok? Spingete bene bene i piedi a terra, le scapole sono connesse con il pavimento. Da qua vi chiedo di sollevare il tallone del piede destro. Le dita del piede sono poggiate a terra e le braccia vanno indietro. Inspiro, poggio il tallone e le braccia ritornano. Cambio, tallone del piede sinistro. Inspiro, sollevo il tallone e braccia indietro. Espiro. Inspiro, 3. Poggio. Se la posizione è comoda resto su con il bacino, se no faccio l'esercizio col bacino a terra, ritorno, inspiro, braccia indietro, sollevo il tallone destro per l'ultima volta, ritorno, espiro, tallone di sinistra, l'ultimo, inspiro, espiro. Ora vado a srotolare la schiena lentamente giù, piede di destra nell'asciugamano, portate il piede di destra nell'asciugamano e stendete la gamba, quindi andiamo a rilassare le spalle e le braccia, da qua piego la gamba inspirando ed espiro la stendo, inspiro piego ed espiro stendo, inspiro piego ed espiro stendo, l'ultimo, piego e mantengo la posizione. Ora da qua vi chiedo di stendere la gamba destra verso il soffitto, stendo la gamba di sinistra che è poggiata a terra, con l'asciugamano ci aiutiamo, quindi saliamo su, stacco teste e scapole e sono qua, mi seguo sul tappeto, la schiena è dritta, inspiro, prendo aria ed espirando vado di nuovo a formare una curva C nel mio bacino, retroversione del bacino, scendo, scendo, espiro, piego la gamba e piego anche l'altra gamba, poggio a terra, inspiro ed espiro, vado di nuovo su, stendo tutte e due le gambe, mi aiuto con l'asciugamano a risalire, prendo aria in ed espiro, scavo di nuovo nell'addome, curva C e ritorno a terra, ok? Da qua mi fermo
e faccio il cambio gamba, quindi sollevo la gamba di sinistra e andiamo a sostituire il piede di sinistra con quello di destra e ripoggio di nuovo giù la gamba, vado a stendere la gamba, espirando piede a martello e inspiro piego la gamba, espiro stendo, 3, inspiro, espiro stendo, 2, inspiro e 1, da qua andiamo a stendere anche l'altra gamba più a terra, piede a martello, prendo aria ed espirando stacco testa e scapole, l'asciugamano mi aiuterà alla risalita, ok? La schiena è dritta, quando sono con il bacino sul tappeto si allunga, prendo aria ed espirando scavo nell'addome, retroversione del bacino e scendo giù, piego entrambe le gambe, inspiro, espiro, stendo le gambe, stacco destra e scapole, vado su, inspirando mi allungo, cresco verso il soffitto ed espiro, ritorno di nuovo giù, scavo nell'addome, retroversione del bacino e sono qui. L'ultima volta, dai, l'ultima risalita e poi scendiamo. Attivate gli addominali, scavo nell'addome, non mi vado in chiusura con le spalle e sono qua. E mi allungo, l'ultima volta rimaniamo giù. Inspiro ed espirando, scendo giù. Piego la gamba di destra e piego anche la sinistra. Poggio tutte e due le gambe a terra. Ora con l'asciugamano portate l'asciugamano dietro alla nuca. Mi raccomando, l'asciugamano deve andare dietro alla nuca, non portate l'asciugamano sul dietro al collo. Se la posizione non è comoda per le braccia, togliete l'asciugamano, incrociate le dita delle mani e le mettete dietro alla nuca, ok? Quindi la cervicale deve essere rilassata. Da qua, inspirando, prendo aria, afferro l'asciugamano e buttando fuori l'aria, me ne vado su. Inspiro, poggio, non tirate il collo con l'asciugamano. E sono gli addominali che lavorano, espiro. Inspiro, torno. Espiro 5 e poggio, espiro 4 e poggio, inspiro 3 e giù, inspiro 2, espiro, inspirando ripoggio la testa e scapole e buttando fuori l'aria, vado di nuovo su. Da qua tolgo l'asciugamano dietro la nuca. Se me la sento resto su con testa e scapole. Ok? Se no poggiate la testa e le scapole giù. Sale la gamba destra e la gamba di sinistra. Da qui scendo di nuovo giù testa e scapole. Prendo aria. Attenzione. Ora salgo su. Porto le ginocchia verso il petto. Faccio passare l'asciugamano dietro ai piedi. E va a finire dietro alle ginocchia e ripoggio giù. Quindi attenzione, inspiro, prendo aria, espiro, salgo su, scambio l'asciugamano, ritorna qui, in, ne diamo poche, 4, butto fuori l'aria, cambio, prendo aria. Espiro, espiro, in, ed espiro l'ultimo, mi trovo qua, poggiate testa e scapole, la gamba di destra si stende, la gamba di sinistra è piegata, piede punta, inspiro, prendo aria, buttando fuori l'aria, faccio uno scambio gamba, espiro 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
appoggio gamba destra e gamba di sinistra. Tolgo l'asciugamano, vado a rilassare le spalle e le braccia, aprendole a 45 gradi, i palmi delle mani sono rivolti verso il soffitto. Da qui ruoto lo sguardo a destra, centro lo sguardo a sinistra. Massaggiate la nuca sul tappeto, quindi rilassate le scapole e le spalle. Ok, mi fermo, ci giriamo sul fianco destro e fianco di sinistra, mi do una spinta, vado su. Andiamo a fare l'ultimo esercizio della nostra lezione. La posizione della freccia, scendo giù, vado in posizione prona, l'asciugamano la portate dietro al bacino, ok? Ora, se è necessario, mettete un cuscino sotto al bacino, se la schiena non è comoda, ma se avvertite che magari col cuscino al peggio lo togliete. Durante l'esecuzione vi chiedo una cosa importante: se per caso avvertite un piccolo peso nel tratto lombare, come se qualcuno vi stesse sopra seduto, scegliete la posizione, ok? Mi raccomando, da qua vado ad afferrare l'asciugamano con le mie mani e poggio la fronte a terra o la guancia destra o la guancia di sinistra. Da qua, inspirando, allontano le spalle e le scapole dalle orecchie, buttando fuori l'aria, risucchio l'ombelico in dentro, attivo gli addominali, inspiro, sollevo la fronte da terra e sollevo le braccia, do una piccola tensione all'asciugamano e ritorno giù, espiro. Se usate la guancia, cambio guancia quando scendete. Ancora, inspiro, mi allungo, cresco e torno giù, espiro. Non è importante quanto salite, ma quanto vi allungate in avanti, mi raccomando. Isolate il tratto lombare, glutei forti, scendo giù. Da qua sollevo anche le gambe e inspiro, sollevo le gambe. Glutei contratti, scendo giù, addome sempre contratto, mi raccomando. Gli ultimi due e salgo su, inspiro, sollevo le braccia, ma non eccessivamente. Giù. L'ultimo, inspiro e poggio. Porto le mani all'altezza delle spalle, mi do una spinta e vado su. Portate il sedere sui talloni, rilassate le braccia, le allungate in avanti e poggiate la testa sul tappeto. Respirate. Ok, ritorno sul rotolato la schiena, siamo in posizione di quadrupedia. Togliamo l'asciugamano, non ci serve più. Mani all'altezza delle spalle e le ginocchia in linea con i fianchi. Quindi la schiena è dritta, la testa non casca verso il tappeto, ma è allineato il tratto della cervicale, ok? Da qua, espirando, inarco la schiena, spingo bene bene le mani a terra, ruoto lo sguardo verso l'ombelico. Inspiro, torno con la schiena dritta. Espiro, 3. Inarco la schiena. E torno. Quindi immaginate come un gatto che fa stretching, ok? Infatti questo esercizio si chiama cat stretch. Inspiro ed espiro. L'ultimo, inspiro e respiro. Ok, sciolgo la posizione, portate il sedere sul tappeto, scivoliamo con le gambe in avanti e piano piano, con calma, ce ne andiamo giù con la schiena. Da qui, a cavallo, la caviglia destra sul ginocchio di sinistra. Porto la gamba di sinistra verso il petto.
rilasso la posizione. Se le spalle e la nuca non sono appoggiate bene a terra, usate il cuscino come supporto, ok? Quindi andate a rilassare la cervicale, non andiamo in tensione. Da qui poggio la gamba, le poggio tutte e due a terra e faccio un cambio gamba, la gamba di destra verso il petto. Anche qui non forzate mai la posizione, quindi vedete fin dove la gamba riesce a salire. Se per caso è in difficoltà, poggiate la gamba a terra con la mano di destra, spingete il ginocchio di sinistra, in questo caso verso l'esterno. Ok, scegliete la posizione, le braccia le apriamo a 45 gradi, palmi delle mani sono rivolti verso il soffitto. Andiamo ad unire bene bene le gambe, sollevate i talloni, con le dita dei piedi camminate verso i glutei. Da qui solleviamo le gambe e le poggiamo sul petto, rilassate, ruotate le gambe prima a destra, le abbandonate completamente sul pavimento e ruotate lo sguardo a sinistra. Le braccia, mi raccomando, non troppo aperte, non attivi, ma un po' più verso il bacino, quindi andiamo a rilassare anche la cervicale. Ritorno sull'inspiro, espiro, ruoto dall'altra parte, abbandono le gambe, ruoto lo sguardo a destra, ok, ritorno al centro con le gambe, accompagnatele una alla volta se necessario per la risalita. Ruotate completamente sull'altra parte, verso destra, ci diamo una spinta, andiamo su, andiamo sulle ginocchia, le mani puntano a terra, i piedi sono a martello, mi do una spinta, sollevo le ginocchia da terra, avvicino le mani all'altezza delle caviglie esternamente, da qua mantenendo gli addominali attivi, mi do una piccola spinta, andiamo a srotolare la schiena, andiamo su. Ok, siamo di nuovo in piedi. Da qua riportiamo le gambe in parallelo. Quindi andiamo a rilassare le ginocchia e i glutei. Rilassiamo le spalle e le scapole. E andiamo su inspirando. Espiro un grande cerchio. Inspiro. Espiro. Rilasso spalle e braccia. Ancora inspiro, vado su. Questa volta mi fermo e mi tuffo in avanti. Ed espirando, srotoliamo la schiena lentamente e andiamo su. Ancora, dai, inspiro. Espiro, mi tuffo in avanti. Piegate le gambe nella fase di risalita e quando siete leggermente su, le distendete, mi raccomando. Ok, isoliamo la schiena. Inspiro. Ed espiro, mi tuffo in avanti. Piego le gambe e srotolo la schiena e stendo le gambe. Io vi ringrazio. La lezione è finita. Spero che siete stati bene. Vi auguro una buona serata e alla prossima. Ciao a tutti.